Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. La curva del Covid è in diminuzione, anche se la situazione in Italia è un po' a metà. Lo ha dichiarato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa di questa mattina sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia. Nuova ordinanza intanto del ministro della Salute, Roberto Speranza. Piemonte, Lombardia e Calabria passeranno domani dalla fascia rossa a quella arancione. Liguria e Sicilia saranno posizionate nella gialla. Arriverà il 4 dicembre anche un ulteriore DPCM del Premier Giuseppe Conte. Chiusi in Italia i ristoranti a Natale a Santo Stefano, negozi aperti fino alle ore 22, coprifuoco dalle 10 di sera fino alle 6 del mattino e blocco della mobilità fra le regioni, previste deroghe per i residenti. Coronavirus, l'Europa è la seconda zona più colpita al mondo dalla pandemia, con 400.649 morti in totale per 17.606.370 infezioni. Ci sono subito dopo America Latina e Caraibi, con 444.026 decessi su 12.825.500 casi. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa France Presse, citando fonti sanitarie. Prime elezioni oggi nel Kashmir indiano, da quando il governo di Nuova Delhi ha abolito lo status speciale della regione contesa col Pakistan lo scorso anno. Massima allerta da parte di polizia ed esercito attorno ai seggi per la minaccia di possibili attacchi dei militanti separatisti. Bassa al momento l'affluenza alle urne. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.